Ora, il sentiero precedente non ci ha portato da nessuna parte. Ora prendiamo quest'altro e sperando che ci porti la spiaggetta che c'è qui sotto, che si affaccia nella stessa baia dove c'è Zorzi. Dopo aver camminato per circa 200 metri al piazzale dove abbiamo parcheggiato l'auto, quello per andare alla spiaggia di Cocchino Castro, seguendo il sentiero si arriva qua, ci sono qualche auto parcheggiate e poi c'è un sentiero a scendere. Adesso scendiamo e sempre questa è la baia, comunque quella dove c'è Zorzi. Sapete che questa è un'altra spiaggetta a cui volevamo andare ieri, pensavamo di poterci trovare via mare, ma non c'era un sentiero, quindi bisogna salire da questa parte qui e poi scendere a questo sentiero. E questa qui è l'altra spiaggetta, sempre diciamo nella baia dove c'è il Zorzi, poi il nome lo metterò in sovraimpressione. E l'acqua qua è molto più limpida e più chiara rispetto a Cocchino Castro. Là in cima c'è la strada che porta a Leftos Giallos, che invece è dall'altra parte di quel promontorio. Qui sembra l'acqua è molto bella, la spiaggia poco frequentata perché è più scomoda arrivarci come sempre. Basta che ci sia da fare due passi in più e le spiagge sono semi vuote. Sì, c'è qualcuno lì dietro quei pini che adesso non riesco a inquadrare, ma il posto boh, mi piace molto questa. Adesso andiamo a vedere una delle altre, così mangiamo e poi casomai torneremo qua, vedremo. Il tempo a disposizione è sempre poco.